Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, Apsan ha rilasciato un ennesimo aggiornamento per l'Apsan Zino e questa volta ha implementato una cosa che veramente mancava a questo Apsan Zino, cioè la possibilità di regolare le opzioni di pilotaggio. Adesso è riuscita a farlo, l'ha implementata nell'applicazione, quindi adesso possiamo andare a regolare noi come vogliamo che il drone si comporti quando lo pilotiamo, perché già il drone era super aggressivo dal punto di vista dei parametri di default e in più con un radiocomando con gli stick così sensibili, ragazzi, diventava veramente difficile pilotare il drone in certe situazioni in cui si dovevano fare riprese cinematografiche di un certo tipo. Adesso finalmente Apsan l'ha risolto. Io gliel'avevo scritto non so quante volte, dal primo giorno che l'ho acquistato ho scritto più volte a Apsan di implementare questa funzione e di implementarla in stile Parrotanafi, che secondo me ha la soluzione più semplice, nel senso che è quella più intuitiva e quella più pratica come tipo di impostazione nell'applicazione. Infatti l'hanno implementata così, non so se hanno ascoltato me o meno, però l'hanno implementata in stile Parrotanafi con queste barre graduate che regolano le varie comportamenti del drone, ed è secondo me la soluzione più semplice ed intuitiva da utilizzare. E in più, a sorpresa, Apsan ha introdotto un'altra funzione, la modalità Precision Landing. Non si aspettava, almeno non era annunciata, ed è arrivata anche questa qua in versione beta. Però oggi le proviamo tutte e due, non le ho ancora provate neanche io, le proviamo oggi tutte e due queste nuove funzioni, sia la possibilità di regolare le opzioni di pilotaggio che il Precision Landing. Quindi adesso ragazzi proviamo queste nuove funzioni di questo fantastico Apsan Zino. Ok ragazzi, il drone è connesso, ci suggerisce di fare la calibrazione della bussola, infatti era scritto anche nelle istruzioni di aggiornamento del drone che dopo averlo aggiornato di fare la calibrazione, perché comunque penso sia una cosa importante quando si aggiorna il firmware, soprattutto nel lato volo del drone. Ok, abbiamo fatto la calibrazione, adesso andiamo a fare il bind. Ok, ormai aspettiamo che finisce. Ok, tutto fatto, adesso aspettiamo di avere i satelliti e poi proviamo queste nuove funzioni. Innanzitutto proviamo il controllo di volo, che lo troviamo qua, entriamo nel menu. Ecco, qua abbiamo la nuova funzione, vedete, Share Parking Apron Beta, che è la nuova funzione del Precision Landing, per intenderci. Possiamo attivarlo o meno, anche perché è in versione beta, quindi magari uno se non lo vuole attivare non lo attiva. Io ovviamente ho messo on, così lo proviamo. E questa è l'altra funzione, Max Speed Setting, e vedete che abbiamo queste tre barre graduate che vanno dal 10% al 100%, che ci danno la possibilità di regolare il drone nei suoi movimenti. Quindi adesso lasciamo tutto così al 100%, poi le andiamo ad abbassare e ce le regoliamo un po' come vogliamo e come uno ce lo vuole fare, per in base alla sua sensibilità e al suo modo di pilotare un drone. Allora ragazzi, tutto è pronto. Ok, e via. Allora, per prima cosa si potrebbe andare a provare le opzioni di pilotaggio. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo ad impostare, proviamo ad andare a prima la massima velocità verticale, quindi proviamo a portarla al 10%. E vedete come sale pianissimo, vedete che lo stick è su tutto e il drone sale veramente piano. Se vado a impostarlo al 100%, il drone va a manetta. Adesso torniamo giù e questa è già una cosa, ragazzi, fighissima, anche perché questa cosa delle barre graduate stile Parrotanafi è la cosa secondo me più intuitiva e più pratica per uno che vuole regolarsi il drone, anche per uno che lo usa poco. Questa sicuramente è la cosa migliore. Ovviamente qua abbiamo solo tre barre graduate, Anafi ne ha di più, però magari anche qua poi ne implementeranno delle altre, ma già così direi che va benissimo. Poi abbiamo massima velocità orizzontale, cioè in poche parole avanti e indietro, così è 100%, e lui va ovviamente velocissimo. Adesso proviamo a andiamo un po' più vicini, ok. Adesso andiamo ad abbassare al 10% e guardate, le vette avanti tutta, e guardate come il drone procede lentamente. Ovviamente qua è il minimo, adesso possiamo andare a trovare una via di mezzo con tutte e due, le mettere tipo a 50% entrambi, tanto per provare,
ok, abbiamo messo 50%, il drone sale in maniera più dolce, meno brusca, si muove avanti, vedete, e indietro in maniera meno brusca rispetto a prima. Adesso andiamo a toccare anche l'altra barra graduata, che è quella della rotazione del drone, che anche questa è una cosa che veramente il drone girava su se stesso in maniera velocissima. Infatti adesso la lasciamo a 100% e proviamo a girarci. Vedete come il drone gira veloce su se stesso. Adesso invece la vado ad abbassare, mettiamo 10%. Vedete che il drone si muove in maniera lentissima, cioè super super lento. Ovviamente anche qua possiamo mettere un 50% giusto per... Abbiamo un drone che si muove molto più fluido e delicato, che possiamo andare a controllare meglio per fare alcune riprese ovviamente molto cinematografiche. Quindi ragazzi, direi che queste funzioni funzionano, scusate il gioco di parole, ma è così. Era una veramente delle ultime cose da andare a risolvere da parte di Upsan, perché comunque con ogni aggiornamento hanno tolto man mano tutti i difetti che aveva alla nascita questo drone. Perché comunque ragazzi, guardate l'overing di questo drone, lo state guardando, lui non ha sensori sotto, ma guardate l'overing ragazzi, lo vedete? Cioè è impressionante, mi avvicino, non lo tocco, guardate, guardate l'overing di questo Upsanzino, è impressionante. Cioè il Fimix 8 in questo momento non ha quell'overing e ha la telecamera sotto, ha il sensore a ultrasuoni, c'ha tutto e non ha un overing così. Questo ha solo il GPS, la bussola, cioè tutte le cose diciamo normali. Quindi adesso la cosa da andare a vedere è se il Precision Landing funziona veramente. Quindi usciamo da qua, io direi che possiamo andare ad un'altezza di non so 50 metri. Ma anche 40, dai, tanto va bene lo stesso. Ci allontaniamo. Vederlo andare a questa velocità fa impressione, abituati a vederlo schizzare a tuono, averlo regolato al 50% ragazzi, fa quasi strano, anzi fa molto strano. Mi stanno pungendo gli insetti, mi sto facendo malissimo, in questo campo è pieno. Vediamo quanto siamo arrivati, andiamo un po' più lontano e poi vediamo il comportamento nel ritorno. Allora adesso ci siamo, sì dai, arriviamo quasi a 200 metri, poi direi che possiamo tornare. Allora, ok, diciamo che siamo arrivati ad una distanza di 200 metri. Perfetti, adesso possiamo tornare, quindi facciamo un return to home. Ecco che l'abbiamo attivato, il drone sta tornando. Vediamo adesso il precision landing del Upsanzino con questa nuova funzione, e vi ricordo che però è ancora in versione beta, ragazzi, quindi andiamo a vedere. Sta tornando, non so se lo vedete dalla GoPro, e vediamo quanto è preciso. Sono curioso di vedere, perché comunque l'X8 c'è un precision landing in questo momento che non un granché. Adesso sono curioso di vedere questo Upsanzino come ce l'ha. Vediamo. Allora, a vedere così in effetti c'è, A vedere così ragazzi, direi che potrebbe anche esserci, Ok ragazzi, vediamo cosa fa. Sta atterrando, lo vedete. Vediamo se va a beccare. Ah, guardate, abbassa da solo la fotocamera che ha, e con quella va a mirare il landing. Guardate ragazzi che figata questa cosa del mirino, e ogni tanto lo perde, però direi che per essere una versione beta secondo me funziona già bene, perché guardate, guardate ragazzi, sta scendendo pianissimo e lo sta cercando, guardate nel display che ha trovato il landing, guardate che figata, impressionante. Usa la fotocamera che ha, visto che non ne ha una sotto sua, e cerca di andare a trovare il landing. Vediamo. Si è fermato. Sta scendendo. Lo interrompo, perché sennò mi atterrava nell'erba. Quindi vado ad interrompere il return to home. Ok, l'ho interrotto io, ragazzi. Ragazzi, il drone
si è fermato perché a un certo punto a quell'altezza qua più o meno non trovava più il landing, diciamo, sarebbe atterrato a un 20-30 cm. Adesso aspettate che lo faccio atterrare così smette di far rumore. Ok ragazzi, è una figata esagerata perché esce una specie di mirino che va a inquadrare il landing e lo tiene agganciato, però ogni tanto poi lo va a perdere. Comunque è solo una versione beta e secondo me funziona già più che discretamente, perché comunque il drone ragazzi sarebbe atterrato qua, quindi a un 20 cm 30 dal landing se lo lasciavo atterrare, e direi che più che ottimo se lo paragoniamo poi al Fimix 8 che mi era atterrato più o meno a tipo 2,5 metri, 3 nel fare il return to home, e avendo tutti i sensori sotto e tutto quello che serve, la fotocamera per fare il precision landing e tutto, l'ha pure sbagliato di tantissimo. Qua ragazzi sarebbe atterrato a 20-30 cm, però veramente impressionante perché lui usa la fotocamera che ha davanti, la abbassa da solo quando arriva a una determinata altezza, adesso non so se era 30 metri o 20, non ci ho fatto caso, ha diciamo abbassato la videocamera per inquadrare il landing. Quindi ragazzi adesso metto via tutto e tiriamo le conclusioni su questi aggiornamenti di questo Upsan Zero, che veramente sta diventando una cosa mostruosa. Ok ragazzi, questo Upsan Zero veramente sta diventando un drone super. Ogni aggiornamento che rilascia Upsan, nel 99% dei casi è un aggiornamento che fa fare un salto in avanti a questo drone in maniera esagerata. Ogni aggiornamento che hanno introdotto gli ha dato funzioni nuove e l'ha portato ad essere un drone veramente super. Adesso ha introdotto la possibilità di regolare il pilotaggio, che era una cosa veramente che dava fastidio, un po' causata dal fatto che il controller ha questi stick sensibilissimi con una corsa lunga e sono morbidissimi, quindi queste cose messe assieme già andavano a creare una poca precisione nel pilotaggio. E in più il drone era anche di default configurato molto aggressive, e quindi per fare riprese video in determinate situazioni non era il massimo. Adesso hanno introdotto, come tutti i droni top, le regolazioni di pilotaggio, le hanno introdotte in maniera secondo me figa, che è quella di Parrot Anafi, nel senso che è quella più semplice e intuitiva, che chiunque si può regolare in un attimo, non bisogna essere dei cervelloni né essere esperti di droni, cioè è talmente intuitivo che chiunque se lo può regolare in un attimo come vuole. E in più a sorpresa hanno introdotto il precision landing, non pensavo sarebbero mai arrivati ad introdurlo, invece sfruttando la sua telecamera che ha, cosa hanno fatto? Visto che non ne ha comunque una sotto dedicata all'overing e a fare il precision landing, questa telecamera quando lui torna indietro nella zona da dove è partito, perché comunque il GPS lo riporta da dove è partito come area, inizia a scendere, abbassa la videocamera e inquadra il landing. Quindi se avete un tappetino landing, lui lo inquadra, lo mira, fighissima la cosa che nel display si vede una specie di mirino che va ad inquadrare il landing e cerca di tenerlo agganciato e scendere su di esso. L'ha sbagliato veramente di poco, l'ha sbagliato di un 20-30 cm al massimo, cioè poca roba ragazzi, per un drone che costa dai 220-270 euro, dipende dal periodo, dai coupon, quello che volete. Comunque il prezzo vale dai 220-270 euro, è comunque un drone super economico, ma che fa riprese video eccezionali e adesso veramente ha tutto per essere un drone di alto livello. Mi stanno divorando le zanzare, gli insetti, praticamente mi sta succedendo di tutto, quindi ragazzi vi saluto perché sennò vado a casa tutto martoriato da morsi di insetti, ragnetti, zanzare, di chi più ne ha più ne metta. Quindi ragazzi, in questo video in cui vi ho fatto vedere nuove funzioni di questo fantastico Upsan Zero, in cui vi ho dato le mie opinioni su questo drone ad oggi, vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione o chi più ne ha più ne metta. Ciao.